Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Vi mostrerò come realizzare questa semplicissima maglia con scollo a V che io ho deciso di chiamare maglia Green Flowers. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della Mistrico Filati in linea topless, che quest'anno sto utilizzando tantissimo per poter creare vestiti e maglie, e ho optato questa volta per il colore numero 55, che è questo sfumato verde molto bello, e potete vedere ha veramente delle sfumature fantastiche. Per poter realizzare questa taglia, che è una taglia S, io ho utilizzato 250 grammi di questo filato lavorando con l'uncinetto del numero 4. Per una taglia M vi consiglio di andare a prendere 300 grammi, per una taglia L 400 grammi. Naturalmente in descrizione vi lascio il link al sito Centano con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Ho detto per una taglia L 100 grammi in più rispetto a una taglia M, che ho detto solo 50 grammi, perché per le taglie L avete anche molto più seno, quindi sicuramente dovete andare a fare molto più lavoro con il punto più stretto rispetto con questo punto più largo. Per questo ho detto 100 grammi in più rispetto a una M, mentre una M rispetto a una S ho detto soltanto 50 grammi in più. Però attenzione, se siete una taglia M ma avete molto seno, allora in questo caso vi consiglio 350 grammi. Tenete presente che la lavorazione che vi prenderà più filato è la parte lavorata sopra, quindi più seno avete più dovrete lavorare questa parte rispetto a questa forata sotto, quindi vi occorre più filato per poterlo realizzare. Per questo vi dico queste piccole cosette in quanto a decidere quanto filato bisogna acquistare. Per quanto riguarda la lavorazione, si inizia con la parte inferiore. Io ho deciso di optare per questo motivo che ricorda appunto le pigne, ma non sono proprio pigne, sono un po' più particolari, quindi della sorta di fiori, e ho lavorato questo da partendo da sotto al seno fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io non la volevo né troppo lunga né troppo corta, ma una via di mezzo. Una volta realizzata la parte di sotto, si va a realizzare la parte di sopra con un punto semplicissimo, che è lo stesso che ho utilizzato per la maglia precedente, quindi un punto abbastanza coprente, e si va a lavorare questo punto prima in tutto tondo e poi, arrivata all'altezza degli scalfi, si va a separare la parte dietro e la parte avanti. Nella parte avanti io ho creato anche lo scollo a V, mentre dietro non l'ho fatto, lavorando tutto di un pezzo. Detto ciò, poi si vanno a cucire le spalle. Volendo si possono fare anche le maniche, e ho intenzione di fare un modello molto simile anche per con delle maniche, però facendo una scollatura più pronunciata. Per adesso mi andava bene una scollatura così poco pronunciata, perché comunque è una maglia che devo indossare in estate e mi andava già bene il fatto che fosse molto forata sotto. Mentre per il modello che ho intenzione di realizzare in versione autunnale, faremo qualcosa di un po' diverso, ma i punti dovrebbero restare questi, altrimenti poi non vado a cambiare via in corso d'opera, ma non lo so. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul mio gruppo Facebook, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato topless e l'uncinetto del numero 4. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14 e ho montato 154 catenelle. Questa volta partiremo da sotto al seno, quindi mi raccomando, se dovete prendere comunque la circonferenza, prendete sempre o quella del seno o quella dei fianchi, a seconda di cosa avete più largo. Però non vi preoccupate, perché comunque se avete bisogno di fare degli aumenti, questo punto vi permetterà di farlo, e poi vi spiegherò come. Detto ciò, montate quindi 150 catenelle, quindi con un multiplo di 14, posso andare a farvi vedere il primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, vado nella successiva e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro in successiva e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro in successiva e vado a fare una maglia bassa. Ho realizzato così 3 archetti di 3 catenelle.
3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro una seconda e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro una successiva, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro una successiva e realizzo una maglia bassa. Per un totale quindi di 3 archetti di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo una volta insieme, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro nella maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro sempre nella stessa maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Quindi una, prendo il filo, rientro, 2, chiudo le due maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel primo archetto di 3 catenelle che mi separa le prime due maglie basse. Quindi vado qui e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte non chiuse. Una, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo le due maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho il primo archetto tra le prime 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. Per un totale quindi di 2 archetti di 3 maglie alte tra le maglie basse, di 3 catenelle tra le maglie basse. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, scusate, mi tiro un po' di filo. Quindi vado dove ho la maglia alta. E realizzo 2 maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una, 2, chiudo le maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel primo archetto di 3 catenelle che mi separano le prime 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa.
3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro l'archetto e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. 1, 2. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. 1, 2. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione e di nuovo per l'ultima volta vado a fare 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2. Chiudo le due maglie alte insieme. Ho fatto un totale di 5 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Archetto successivo vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare il mio primo gruppo di 2 maglie alte non chiuse. Quindi una maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte non chiuse. 1, 2. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse. 1, 2. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione e per l'ultima volta vado a fare 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2. Chiudo le due maglie alte. Per un totale quindi di 5 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separa le prime 2 maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, quindi entro dove ho il primo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Rientro e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra le due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme successive e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel gruppo vado tra i due gruppi di 2 maglie alte successive, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra le ultime due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'unico archetto che mi separa le uniche 2 maglie alte e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado tra i primi due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra le due gruppi di 2 maglie alte successivo e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme successive e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3,
vado tra gli ultimi due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassa per un totale, quindi, come vedete, di tre archetti di 3 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'unico gruppo, l'unico archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo tre volte insieme. Vado tra i primi due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte successive e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme successive e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra gli ultimi due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle tra le due maglie basse e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro. Ho fatto le ultime 3 catenelle, quindi vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto nel archetto di 3 catenelle. Vado a fare un'altra maglia bassa all'interno dell'archetto. E a questo punto realizzo 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2. Chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, vado tra il gruppo di 3, vado nell'archetto di 3 catenelle tra le 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il mio quinto giro, vado dopo le 3 catenelle vado a fare una maglia bassissima dove ho la prima maglia bassa e andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare i miei 5 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado a fare primi 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, e rientro 2 maglie alte non chiuse, scusate, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione di nuovo 2 maglie alte non chiuse, 1 e rientro 2, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, vado a fare l'ultimo gruppo, quindi 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3,
vado nel primo gruppo di 3 catenelle tra le due maglie basse e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel gruppo successivo, nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare i miei gruppi di 5, i miei 5 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme. Quindi 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e di nuovo vado dove ho le prime 2 maglie alte, l'archetto di 3 catenelle tra le prime 2 maglie basse, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e continuo così per tutto il mio sesto e ultimo giro. Poi naturalmente vi farò rivedere come rifare il primo giro e vi spiegherò anche come fare se volete fare un po' di aumenti. Sto terminando anche il sesto e ultimo giro, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima. Quindi questo è il motivo che ne viene fuori e sono i giri che andremo sempre a ripetere fino alla lunghezza desiderata. Ora vi faccio vedere un attimo il primo giro e faccio già capire come potete fare se volete allargare un po' la lavorazione. Allora io vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 3 catenelle di separazione. Ora, se invece voi volete allargare, invece di 3 fatene 4 e poi andiamo direttamente tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare il nostro maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo tra le due maglie alte, tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle e di nuovo andiamo tra i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle e di nuovo andiamo tra gli ultimi due gruppi di 3 maglie e di 2 maglie alte e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Se invece dovete allargare ne fate 4 e di nuovo andiamo a fare una maglia alta. Allora vedete, noi qui e da questa parte abbiamo fatto sempre 3 catenelle, 3 catenelle, maglia alta, 3 catenelle, 3 catenelle, 3 catenelle, gruppi di 2 maglie alte, 2 catenelle, gruppo di 2 maglie alte, 3 catenelle. Se volete allargare invece di fare 3 catenelle andate a fare 4 catenelle, quindi sia qui, qui, anche questo, in tutti gli altri giri passate a fare 3 invece di 3 catenelle 4 catenelle, lasciando invece 3 catenelle quando andate a fare gli archetti, andate ad aumentare soltanto qui in modo tale che la lavorazione in questa maniera si allarga. Se volete allargarla ulteriormente poi potete passare a lavorare dal 4 al 4 e mezzo in modo tale da allargarla ulteriormente ma di non fare ancora altri aumenti perché altrimenti vi verrebbe poi un po' troppo forata. Quindi se non la volete eccessivamente forata fate soltanto da 3 a 4 catenelle e passate poi a lavorare con un uncinetto più grande. Detto ciò, io adesso continuerò a lavorare, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo e poi andremo a lavorare la parte di sopra della nostra maglia. Dunque ho ripetuto il motivo per 7 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e come lunghezza per me va benissimo, vedete qui finisce con queste ondine che mi piace tantissimo. Adesso ricominciamo a lavorare dalla parte superiore, lavorerò sempre con l'uncinetto numero 4 e andremo a cambiare il punto. Vedete, qui è la mia lavorazione che scende verso il basso e io adesso riprendo a lavorare verso l'alto e vado a fare un punto molto molto semplice. Quindi vedete, io qui dove avevo iniziato e finito il giro vado tra la maglia alta e la maglia bassa, mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, prendo il filo,
vado nell'archetto tra le due maglie basse e di nuovo vado a fare due maglie alte, una e rientro due. Vado nell'archetto che mi separa le due maglie alte successive e di nuovo vado a fare due maglie alte, quindi una, due. Vado nell'archetto che mi separa la maglia alta dalle altre due maglie basse e di nuovo vado a fare due maglie alte, una, due. Vado tra la maglia bassa e la maglia alta e vado a fare due maglie alte, una e due, e ricomincio. Quindi vado tra la maglia alta e la maglia bassa e vado a fare due maglie alte, una, due. Vado tra le due maglie basse e vado a fare due maglie alte, una, due. Se vedete che la lavorazione vi stringe, io devo andare a stringere un po', ma se voi vedete che vi stringe un po' troppo, tra le due maglie alte fate una catenella di separazione e continuiamo. Potete anche non farlo spesso, potete fare gruppi di 4 maglie alte di 4 gruppi di 2 maglie alte e fare una catenella, di nuovo 4 gruppi di 2 maglie alte e fare una catenella. Gestitevi un po' per vedere se dovete allargare o stringere la lavorazione. Io la voglio stringere un po', quindi mi va benissimo non fare alcun tipo di catenella di separazione e vado tra le due maglie alte, tra le due maglie basse successive, faccio 2 maglie alte. Ops, scusatemi. Una e rientro due. Vado tra le successive due maglie alte e di nuovo a fare due maglie alte, una e due. Vado tra le successive due maglie alte e di nuovo a fare due maglie alte, una e due, e continuo così per tutto il giro. Vi faccio vedere poi come terminarlo e come iniziare sempre questo giro, perché è il giro che andremo sempre a ripetere. Sto terminando il giro, ho fatto le ultime due maglie alte, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, adesso andiamo a fare una maglia bassissima tra le prime due maglie alte. Ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, rientriamo e andiamo a fare un'altra maglia alta. E di nuovo vado tra le due maglie alte successive, il gruppo di due maglie alte successive, oppure se vi risulta più facile saltate due maglie, quindi 1 e 2, si va al centro del gruppo di due maglie alte del giro precedente e si fanno due maglie alte, una, due. Vedete, stiamo ripetendo lo stesso giro, quindi salto due maglie oppure entro tra le due maglie alte del gruppo del giro successivo e di nuovo a fare due maglie alte, una, due, e continuo così. Vado nel gruppo di due maglie alte, vado al centro e vado a fare due maglie alte. Questo è il giro che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare da sotto al seno a fare poi lo scalfo. Quindi io vi dirò quanti giri ho ripetuto. Mi raccomando, chi ha fatto le catenelle continui a fare le catenelle di separazione, se l'ha fatto ogni due gruppi, ogni tre gruppi, ogni quattro gruppi, ogni cinque gruppi, come gli è servito meglio per poter non stringere troppo la lavorazione. Però si ricordi di andare a fare sempre quella catenella, altrimenti poi la lavorazione si stringe. Detto ciò, io continuo a lavorare, vi dirò quanti giri ho fatto e poi andremo a dividere la parte avanti dalla parte dietro per creare gli scalfi delle maniche. Ho lavorato il giro per 12 volte, quindi dal primo giro fino ad arrivare sopra il seno a me bastano 12 giri. Naturalmente chi ha un seno più grande, a prescindere che sia una taglia M o L, però se avete una terza o una quarta sicuramente dovete andare a fare più giri. Detto ciò, sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i miei marcatori ho contato i gruppi di due maglie alte e ne ho un totale di 55, quindi ne ho messi 27 dietro, 28 avanti. Vi ricordo che quello dispari va sempre messo sul davanti. E adesso io continuerò a lavorare lo stesso motivo però in giri di andata e ritorno. Quindi andiamo a fare in questa maniera: iniziamo sempre normalmente, quindi vado tra le prime due maglie alte, faccio una maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle e rientro un'altra maglia alta. Vado tra le due maglie alte successive del gruppo precedente e di nuovo vado a fare le mie due maglie alte. E continuo così fino ad arrivare dall'altra parte e vi farò vedere poi come si termina il giro e come si ricomincia per fare giri di andata e ritorno e non più giri di tutto tondo. Sono arrivata quasi al marcatore, quindi vado a fare il mio ultimo gruppo di due maglie alte,
una e due. Ho fatto così il giro, quindi adesso mi giro con la lavorazione e di nuovo vado a fare una maglia bassissima tra le prime due maglie alte e vado a fare poi le mie 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta e vado a lavorare normalmente, vado nel gruppo di due maglie alte successivo, entro tra le due maglie alte e vado a lavorare le due maglie alte e continuo quindi questi giri fino alla fine, cioè fino ad arrivare alle nostre spalle. Non so se sul pezzo davanti farò anche della sorta di spalline, quindi da avere uno scollo quadrato, devo ancora decidere. Per adesso continuo a lavorare così, nel caso vi dirò naturalmente quanto ho fatto largo le mie spalline, quanti giri ho fatto per le spalline, però vediamo. Per adesso non penso che le farò, però nel caso ve lo rifacessi poi vi farò sapere come ho fatto. Allora, ho deciso di non fare le spalline ma di creare lo scollo a V. Ho lavorato quindi 4 giri di andata e ritorno e adesso sono andata a mettere il marcatore al centro in modo appunto da poter creare lo scollo a V, e ho fatto in questa maniera. Io, se vi ricorderete, davanti ho messo 28 dei miei gruppi di due maglie alte, quindi ho messo 14 da questa parte, 14 da quest'altra parte e in mezzo ho messo il marcatore. Se invece voi avete un numero dispari, non vi preoccupate, mettete il marcatore tra le due maglie alte di quello che avete al centro, cioè se questo è il vostro gruppo che sta al centro, mettete il marcatore tra le due maglie alte, poi lavorerete come faccio io, quindi nessun problema. Io, avendo un numero pari, lo metto in mezzo agli ultimi due gruppi e adesso io torno a lavorare normalmente il mio giro, però quando arrivo qua vi faccio vedere come andare a fare le diminuzioni. Allora, come vedete, sono quasi arrivata al marcatore, mi manca l'ultimo gruppo di due maglie alte, quindi vado al centro tra le due maglie alte, vado a fare solo una maglia alta. Naturalmente chi ha il marcatore va qui all'interno, qui fa comunque una maglia alta solamente, quindi si gira la lavorazione e si fa una maglia bassissima per arrivare tra le due maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 e andiamo direttamente poi tra le due maglie alte successive e andiamo a lavorare due maglie alte, 1 e 2. E continuiamo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del giro. Ricominceremo il giro e vi farò vedere di nuovo come andare a fare la diminuzione. Sto per arrivare di nuovo alla fine del giro, vedete qui avevo fatto nell'altra diminuzione, prendo il filo e questa volta vado a fare la mia maglia alta non tra le due maglie alte ma dove ho la seconda maglia alta, vedete, 1, 2 qui. Vado a fare una maglia alta in modo tale che la diminuzione laterale venga più lineare. A questo punto mi rigiro con la lavorazione, con delle maglie bassissime mi porto tra le due maglie alte, io ne faccio una ma voi potete farne anche di più, e di nuovo 3 catenelle e andiamo direttamente tra le due maglie alte del gruppo successivo e continuiamo così fino ad arrivare all'altezza desiderata. E poi andremo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Naturalmente dall'altra parte io mi fermerò nei due gruppi che ho prima del marcatore. Per chi invece ha il marcatore qui, dove abbiamo finito il giro, andrà a fare l'ultima maglia alta qui, mentre qui chi ha il marcatore come me tra due gruppi andrà a fare l'ultima maglia alta qui, invece chi ce l'ha al centro tra le due maglie alte l'andrà a fare qui, in modo tale da poter separare lo scollo a V. Detto ciò, io adesso continuo, vi farò vedere sapere quanti giri ho fatto alla fine e quindi quanti giri ho fatto facendo le diminuzioni. Dietro invece andrò a lavorare tutti i giri di andata e ritorno, voglio fare lo scollo a V soltanto sul davanti. Allora, ho fatto 7 giri con le diminuzioni sia da questo lato che da quest'altro lato, quindi dallo scalfo fino a giù ho fatto un totale di 13 giri. Dietro invece, come vedete, non ho fatto alcun tipo di diminuzione e sono andato poi a cucire le spalle in modo tale da avere questo scollo a V. Quindi la mia maglietta è terminata.